Gianni, sentivo che parlavi con i volontari dei Vigili del Fuoco, che hai sottolineato tre aspetti per questa consegna di questo autoprotettore. Sì, sono tre aspetti che mi vengono in mente stamattina pensando alla giornata. La prima è che un anno fa eravamo qui a festeggiare Santa Barbara, e da poco che è trascorsa, protettrice dei Vigili del Fuoco. È un importante appuntamento perché la città sappia dire grazie dell'impegno quotidiano dei nostri vigili a favore della comunità, con grande sprezzo del pericolo. Dall'altra, ieri era la giornata internazionale del volontariato. Qui abbiamo un presidio governato dai volontari. Dall'altra parte abbiamo il Lions. È un volontariato importante perché fa prendere coscienza che tramite i loro service vi è bisogno che qualcuno sia a supporto di altre realtà. In questo caso loro sono a supporto, grazie a questo protettore, a favore dei Vigili del Fuoco. Il terzo è ieri in Russia e domani, mi sembra, in Inghilterra apriranno i vaccini anti-Covid, in Italia a gennaio, utilissimi per la salute. Credo che sia importante anche un altro tipo di vaccino, il vaccino che ci aiuti sempre di più ad avere una forte sensibilità civica. Credo l'esempio che ci danno quotidianamente i Vigili del Fuoco e l'esempio che ci dà il Lion tramite i loro service siano già un preannuncio di questo vaccino.